Valtteri Bottas è in pole nel GP di Shanghai, il terzo GP della stagione, in pole position il finlandese per la seconda volta in questa stagione dopo essere stato in pole position a Melbourne. Ancora una volta il finlandese comanda ed è in pole position davanti a Lewis Hamilton, è ancora una volta battuto. Terza piazza invece per Vettel e quarta piazza per Leclerc. Diciamo che è tornato il dominio Mercedes in qualifica, perché sembra che comunque dalle sensazioni che abbiamo avuto che la Ferrari sia più lenta in qualifica e invece abbia un buon passo gara rispetto alla Mercedes. Quindi insomma domani potrebbe succedere di tutto. Importante è stato mettersi comunque Max Verstappen alle spalle, il che non è banale. Verstappen tra l'altro clamoroso che non riesce a mettere in atto l'ultimo tentativo prendendo la bandiera a scacchi, perché trova traffico e quindi non riesce a lanciare il suo giro veloce finale. Comunque appunto una Ferrari un po' più lenta rispetto alla Mercedes sulla qualifica. In ogni caso Bottas si è dimostrato molto veloce anche nelle prove libere e domani sicuramente sarà il favorito della gara, però appunto attenzione alla Ferrari che sembra che in questo GP comunque sul passo gara non sfiguri affatto. Quindi attenzione da tenere d'occhio domani sia Vettel sia Leclerc. Indietro arrivano le due Red Bull con il sesto posto di Gasly, che ancora una volta delude. Ancora una volta Gasly si dimostra comunque non essere probabilmente all'altezza della sella in Red Bull. Settimo invece Daniel Ricciardo con la sua Renault, che comunque alla fine non sfigura, come Hülkenberg che riesce ad arrivare in top 10. Non arriva in top 10 per esempio neanche Kimi Raikkonen questa volta. Giovinazzi purtroppo ragazzi si ferma in Q1 a causa di un problema tecnico, quindi non riesce ad effettuare il suo tentativo e partirà domani in 19ª posizione. Peccato per Giovinazzi, ma ci sono state qualche problema alla sua Alfa Romeo Sauber. Comunque ragazzi, domani secondo me sarà una gara equilibrata, perché secondo me i valori della qualifica si possono equiparare ai valori della gara della Ferrari, dove potrebbe partire con un leggero vantaggio il cavallino rampante rispetto alle frecce d'argento. Quindi ci aspetteremo davvero domani una gara molto movimentata, con possibili capovolgimenti di fronte. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Ragazzi, ho le auricolari perché non posso parlare più di tanto forte, così ho un microfono. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Lasciate anche un mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Forza Ferrari, e ci vediamo al prossimo video.